Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi sto facendo un video che non fa parte della serie dedicata ai calci perché molte persone mi contattano sui social e molte di persone mi fermano e mi dicono: Andrea, ho un problema nel chiudermi e andarmi a proteggere quando sto facendo lo sparring con il compagno, sto simulando una tecnica difensiva e non ho capito bene come devo posizionare le braccia per evitare di prendermi tanti colpi sul viso. Allora oggi il video sarà dedicato a questo, al muro. Prima di spiegarvi tutto questo però vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di commentare e condividere tutti i video che vi piacciono o se avete dei commenti negativi, purché voi lo facciate con educazione, potete tranquillamente commentare sotto e io sarò pronto ad apprendere ciò che ancora non ho compreso. Vediamo bene l'inizio di questa procedura dedicata appunto alla protezione, che può essere utilizzata e negli sport da combattimento o nel concetto difensivo. Dobbiamo sempre aver assunto la nostra posizione di guardia. A questo punto il muro in che cosa consiste? Consiste appunto nel andare a posizionare le braccia davanti al mio viso in maniera ovviamente verticale, impedendo all'avversario di raggiungere il mio viso appunto con i colpi dritti, che sono il colpo numero 1 o il colpo numero 2, o che potrebbe essere una testata, che potrebbe essere un colpo di gomito. Tutto ciò che arriva frontalmente io posso andarlo a bloccare in questo modo. Qual è la tecnica migliore? Non c'è una tecnica migliore di per sé, c'è solo un posizionamento e un capire quello che è l'intervento muscolare all'interno di questa posizione. La mia posizione personale viene fatta nella seguente maniera: ho i mignoli che sono posizionati a 45 gradi durante la posizione di guardia. A quel punto li vado a ruotare, come per far vedere l'esterno del polso al mio avversario, cercando quasi di unire i gomiti. In realtà non li unisco, li tengo leggermente staccati. Cerco di defilare il viso e di andare a vedere con un solo occhio attraverso questo buchino che rimane davanti a voi, formato dai vostri avambracci, e con la contrazione del mio avambraccio, che non deve tornare indietro. Vedo molte persone che hanno le braccia molto morbide, questo è il problema principale. Quindi con la mia contrazione vado ad impedire all'avversario di innanzitutto farmi picchiare le mani sul viso. Ma per questa problematica come vado ad ovviare? Ovviamente ho il mento basso e qualora le mani dovessero rimbalzare indietro andrebbero sicuramente a sbattere sulla fronte, che vi ricordo è la parte più dura della vostra testa, per cui potrei tranquillamente resistere a questa sollecitazione. Il problema nasce quando le mani mi vanno a picchiare sugli occhi, sul naso, sulla bocca. A quel punto inizio a essere in difficoltà perché inizio a girare la testa, inizio a chiudere gli occhi e non capisco più quello che succede. Quindi per evitare questa problematica ricordo di mettere giù il mento, come ho elencato nel video dove spiegavo bene la posizione di guardia. Ho le mani alte. La contrazione delle braccia non è data dalla rigidità continua, ma solo da quella contrazione intermittente che si va a creare quando l'avversario va a picchiare su di me. Altra cosa, le spalle vanno rilassate come nella posizione di guardia. E spesso vedo persone che si bloccano, chiudono forte le braccia e guardano da dietro la guardia. Non c'è cosa più sbagliata. Ricordatevi che oltre ai colpi dritti esistono il colpo numero 3 e numero 4, che sono i ganci, o esistono i calci circolari che vi possono raggiungere all'esterno e quindi oltre le vostre braccia. Per cui non fate mai questo errore. Le braccia vi servono per coprirvi e utilizzatele. Una volta che le avete messe davanti è perfettamente inutile che poi fate così con la testa, perché basta cambiare mira e chiaramente venite raggiunti dai colpi. Concetto fondamentale per la rigidità delle braccia: questa rigidità delle braccia non si ottiene né mettendo le mani così, né mettendo le mani così e né mettendole al contrario, ma bisogna trovare un giusto compromesso in rotazione e in contrazione muscolare
che spesso è personalizzato. Io il mio e gli altri hanno un'altra metodica, un altro tipo di contrazione a seconda anche della fisicità. Quello che vi posso consigliare è, se siete interessati ad applicare bene questa tecnica difensiva, dovete allenare spalle e braccia e anche gli avambracci, fornendo al corpo la giusta contrazione muscolare quando ne abbiamo bisogno. Quindi fondamentale, ho questa mia torsione che io sento proprio quando vado a chiudere, che in automatico mi fa irrigidire la parte dell'avambraccio e quindi evita che il braccio mi torni indietro. Infatti, in altri video, quando mi sono allenato con delle persone anche molto più pesanti di me, 20-25 kg più pesanti di me, avete potuto notare che nonostante tutto, al massimo quello che poteva succedere era questo, che quindi il pugno sbattesse contro la fronte. Fate attenzione a un grosso problema che si può presentare per la strada se fate un'attività difensiva oppure se siete dei professionisti della sicurezza, quando vi allenate sempre in palestra con i guanti. Quando avete i guanti, la vostra superficie si fermerà distanziata in questo modo, perché i vostri guanti sono molto spessi e quindi le mani saranno già a contatto e qui avete un buco molto grosso. Ricordatevi che per la strada dovete avere le mani molto più strette, defilare la testa e chiuderle in maniera quasi totale. L'unico spazio che io lascio è questo e comunque vi posso garantire che spesso da uno spazio di 4-5 cm con un pugno bendato, ben assestato, vuoi perché mi muovo, vuoi perché l'altro è un movimento regolare, vuoi perché posso essere leggermente sudato, sporco, bagnato, il pugno tende a passare qui in mezzo, perché una volta che è arrivato all'impatto farà fare questo lavoro alle mie braccia e penetrerà all'interno. Quindi fate molta attenzione. Un altro modo che io utilizzo a livello difensivo, specialmente quando lavoro da professionista, è quello di ruotare dall'altra parte la mano e metterla davanti al viso e andare a compattare lo spazio che c'è tra le braccia per evitare proprio di far penetrare i colpi dell'avversario. Quindi, risultato finale, abbiamo quindi il primo metodo, che è quello più utilizzato, quindi vado a chiudere e a defilare la testa, in questo caso verso destra per me, cercando di andare a guardare da questo buco che rimane tra i due polsi l'avversario. Oppure, metodo numero due, molto utile, se sto lavorando senza i guanti, quindi sono per la strada, sono un professionista e quindi devo attuare un piano di sicurezza immediato, non ho le protezioni, ovviamente per la strada non ho nulla, quindi cerco di ruotare al contrario la mia mano e di andare a posizionare le braccia in questa maniera, cercando di chiudere totalmente. Io in questo momento, dal buchino che è rimasto tra il polso destro e l'avambraccio sinistro, riesco perfettamente a vedere l'obiettivo, così come riuscirei perfettamente a vedere il mio avversario se si muove oppure no. Bene ragazzi, spero di essere stato abbastanza chiaro. Il movimento è molto complesso, anche se in video sembra molto facile. Vi garantisco che attuare un movimento di chiusura in uno o l'altro modo è abbastanza difficile, richiede tanto lavoro, diversi meccanismi e soprattutto una certa preparazione fisica specifica per il combattimento. Detto questo, se avete ancora dei dubbi in merito a questa posizione, scrivetemelo nei commenti oppure contattatemi su Instagram sul mio profilo Andrea D'Antoni Official. Iscrivetevi al canale e ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao! Ooh.